Ciao a tutti, sono Matteo Saltalamacchia, apro il primo tavolo e guarda se riesci a mettere entrambi questi due, non fa niente. Entrambi insieme Questi no. due, ah no, ok, vedremo. Posso fare così. No, va bene. Bella cifra animata. Il primo tavolo che l'abbiamo chiamato Internet è la nuova LSD, farò io questa introduzione storico-filosofica, sembra forse a chi non è dentro cibernetica e psichedelia, forse sembrano due robe che non c'entrano niente, e invece chi c'è dentro fino al collo pensa che c'entrino tantissimo. Magari discuteremo, capiremo perché. Dopo questa mia introduzione storica-filosofica c'è Ippolita, rappresentata da Marco Moschito, e leggo il titolo giusto perché Tecnologie del dominio, un excursus tra allucinazioni e gamificazione. Poi ci sarà Marco Mancuso di Digicalt, tra l'altro, e parlerà di Io sono il mio unico Dio, questo è il titolo ad effetto, poi ce lo racconta meglio lui, e Marco Filopat che invece si focalizzerà proprio sul quesito iniziale Internet è la nuova LSD. Aspetta, scusa Matteo, perché è stato un po' modificato l'ordine. Inizierà Marco Filopat, Ah, ok. poi Ippolita e poi Marco Mancuso. Va bene, e poi vediamo se sarebbe bello. L'idea è che ognuno fa la sua presentazione e poi magari c'è un po' di tempo per discutere, confrontarsi tra chi ha portato il suo contributo e anche tra chi è presente, ovviamente. Se è ok, io quindi inizierei. Che Vai. Sì. dite? Vai. Ok. Allora, questo tavolo qua, di questa, il tavolo. Uno dei due, da una parte, poi vediamo anche l'altra, dei cibernetici. Furono delle conferenze scientifiche, che furono durante gli anni 40, in America e misero insieme, diciamo, tutte le teste delle nuove scienze del Novecento. Qua sono, vabbè, pensatori che forse si conosceranno meglio più fra 100 anni, tranne chi nel suo campo riconoscerà i luminari e i padri delle proprie scienze. Margaret Mead dell'antropologia, Kurt Lewin della psicologia sociale, Warren McCulloch, teorico delle reti neurali, Loren Denome, lo famoso Gregory Bateson della comunicazione pragmatica e della terapia della famiglia e altro. Se shifti un attimo sull'altro, vi faccio vedere qualcuno dell'altro. Qua che abbiamo John von Neumann, teoria dei giochi, economia, Lorenz Kubi, che ha collegato cibernetica e psicologia, Norbert Wehner, il matematico e teorico di tutto il modello matematico, Henri Cluvet, uno dei padri della psicologia della Gestalt e anche delle sperimentazioni con i fantastici, come li chiamava lui, è uno che aveva già provato negli anni 30 la mescalina, aveva già fatto tutto uno studio gestaltico su questo. È interessante questa foto perché appunto sono messi in questo modo. Vai sull'altra slide. Allora, i collegamenti tra questo gruppo e le teorie e la psichedelia, adesso poi li vedremo meglio, sia storici che filosofici. Intanto quelli storici. Diciamo che la fondazione che finanziava che ha finanziato queste ricerche ha finanziato anche gran parte delle ricerche sull'LSD e sull'uso dell'LSD in psicoterapia. Subito dopo, adesso vedremo come, poi si lega purtroppo a uno scandalo etico-scientifico. Negli anni 70 viene scoperto un caso di un suicidio e questo progetto MK-Ultra, progetto di controllo della mente con farmaci e altre tecnologie da parte della CIA e questi finanziamenti. Allora, diciamo, c'è tutto un. Gli storici hanno collegato queste due robe e quelle foto sono quelle che si trovano in rete, non a caso. Faccio vedere un po' di questo qua, uno schemino che ha fatto uno di questi complottisti, controcultura sopra, ingegneria sociale. E voi se andate in internet a cercare questi collegamenti trovate soltanto questa roba praticamente. Quindi qua che abbiamo? C'è MKUltra, Timothy Leary, prende i soldi da qui. Le Vesey Conference, ne abbiamo appena parlato, Stuart Brand, fondatore del concetto di personal computer, Silicon Valley, un allievo di Bateson, tra l'altro, Aldous Huxley, Le porte della percezione, Ken Kesey, Mary Pancasters, i Magic Bus, l'Università di Stanford, Ay Tashbury, la California di San Francisco, e vedete tutto intorno quello che deriva dopo, qua siamo anni 50-60.
transumanesimo, qui parla di cibernetica, di tecnologie, stati modificati di coscienza, sa che cos'è, tecnogaianismo, la New Age, i movimenti neoreligiosi, l'anarcoprimitivismo, il neoluddismo, diciamo è considerato tutto generato da questo grosso movimento. Allora, arriviamo al punto. Il punto che ci interessa è la coscienza. Questi studi erano studi, diciamo, negli anni 40-50 si inizia a pensare a naturalizzare lo studio dell'uomo e della coscienza. Iniziano a esserci le premesse matematiche e scientifiche per questo studio. E quindi lo studio della coscienza. Diciamo, da una parte adesso li andremo a vedere i cibernetici, dall'altra parte l'LSD. Quello che volevo fare come collegamento, diciamo, dall'esperienza che abbiamo, quindi le esperienze che possiamo trovare, per esempio a vedere questi collegamenti tra questi ricercatori, queste ricerche, queste sottoculture, queste avanguardie, abbiamo un'esperienza diretta, però i concetti per legare queste cose ci mancano. Goethe, lo riprenderò alla fine, parlava dello iato tra esperienza e idea, tra esperienza e concetto. In questo iato si possono innestare, per esempio, queste paranoie. Idem nell'esperienza interna, diciamo, quando non abbiamo gli strumenti per capire l'esperienza, chiunque ha provato un enteogeno, uno psichedelico, sa che c'è uno scarto incolmabile tra quello che si sperimenta con la coscienza, con vari stati di coscienza, e quello che si può dire, ma addirittura quello che si può pensare di quell'esperienza. È sempre lo iato tra esperienza e idea, esperienza e concetto. E anche lì poi i modi di concettualizzare le cose sono tendenzialmente un pochettino, almeno io li considero molto poveri. Alcuni si appoggiano anche alla cibernetica, e quindi modelli di computer mentale, e come l'LSD può essere programmi di computer, insomma quello che io penso studiando e quello che mi è sembrato è che ci sono modelli molto ridotti e che fanno capire che non abbiamo gli strumenti di colmare questo iato, e spesso invece la coscienza ha questo vizio di volere farla facile un pochettino, di creare un sistema chiuso di conoscenza. La coscienza sta molto meglio in un sistema chiuso. Adesso vediamo l'altro schema. Adesso vi faccio un piccolo parallelo storico di allora, questo qua. Questo? Sì, tiralo su, e poi quello teorico. Vedi se riesci a rimpicciolirlo in modo che stia tutto in una pagina. Aspetta, sì. Ancora un filo più grande. Beh, sì. Ma aspetta, lo metto. Sì. Perfetto, grazie. Allora, Massey Foundation è questa compagnia, fondazione di quaccheri, che negli anni 30 ci decide di concentrarsi proprio sulle ricerche sociali, mentre c'erano già i Rockefeller e altri che finanziavano ricerche più mediche, e neurologiche, eccetera, loro decidono di concentrarsi sulla parte sociologica, diciamo in America la scuola di Chicago, perché c'è un po' di sociologia. E poi negli anni 40 provano a mettere insieme invece questi due mondi, il mondo delle competenze sociali. Ho messo Bateson, che sarà il leader che poi porta alle conferenze di cibernetica a tutto questo universo, il circolo di Elderness, era gente che si trovava negli anni 30, erano lui, Kurt Lewin, Margaret Mead, altri. McCulloch invece, matematici e neurologici, facevano la cera neurologici, dentro c'era Walter Cannon, il padre dell'omeostasi, Wiener stesso e altri di questo calibro. Decidono di mettermi insieme nel 1942 la prima volta, insomma insieme faranno questo tentativo di unificare questi due mondi, e li unificheranno con l'idea di Wiener, che nel 1943 appunto fa un modello matematico dei meccanismi teleologici. Crea questo modello matematico dei meccanismi teleologici, il controllo e la comunicazione nell'animale e nella macchina. Mette insieme un sistema matematico formale per spiegare le dinamiche vitali e le dinamiche dei meccanismi, in qualche modo. È una, diciamo, teoria del caos e teoria della complessità 50 anni prima. È il genio matematico che ha generato tutto questo.
Dal 1946 iniziano le conferenze di cibernetica. È interessante notare anche le corrispondenze culturali. Il primo incontro prima della guerra nel 1942 e la biciclettata di Albert Hofmann, la prima esperienza psichedelica con l'essere della storia del 1943. Poi dal 1946, dopo la guerra, iniziano le conferenze di cibernetica, esce il paper di Stoll sul primo tentativo di utilizzare l'LSD in psichiatria. Allora, le conferenze di cibernetica, ci saranno tutti quanti i modelli della mente, appunto, però lentamente si andrà, e dopo la guerra, si andrà a imporre il modello neurofisiologico. Vengono lentamente messe da parte la Gestalt, fondamentalmente. Köhler, il padre della Gestalt, finirà lì dentro, ma verrà cacciato quasi in malo modo, qualcuno prende e se ne va addirittura dei comportamentisti, e idem la psicanalisi, che verrà rifiutata completamente. E allora il problema della coscienza, come se lo gestiscono loro? I comportamentisti vogliono eliminare il problema della coscienza dalla scienza. Per loro il comportamento va studiato esattamente come meccanismo, ma quindi soltanto dall'esterno, okay? Come condizionamento operante. La vecchia psicologia comportamentista. Però il problema della coscienza rimane, soprattutto perché la coscienza loro invece la iniziavano a indagare a livello medico. La percezione del tempo di uno mentre è mezzo addormentato, di uno che prende questo farmaco o quest'altro. Come facciamo nel comportamentismo a spiegare queste cose? Allora, dal 50 al 54... il signor Abramson, che è uno che arrivò alle conferenze di cibernetica e nel 49 partecipa alla prima e che poi dal 51 inizia a lavorare con l'LSD, lui ci va perché appunto era un neurofisiologo, un allergologo, e voleva, però vedeva che in tutti i suoi studi non riuscivano a calzare gli studi di neurofisiologia con quelli invece del lettino, diciamo, le esperienze psicanalitiche, sono già 10, ok? Proverà prima con le conferenze di cibernetica a vedere se si trova un modello comune. No, poi arriva questo farmaco nel 51 e di nuovo la speranza di unire competenze neurofisiologiche all'esperienza psicanalitica. Lui dà l'LSD a parecchi delle Messi Conference, a parecchi dei cibernetici. Lasciamo perdere questo, ovviamente sono vari rigoli che poi vanno a finire, ma mi interessa la teoria. Perché voglio da qua, dai collegamenti storici, arrivare ai collegamenti teorici, spero di riuscire a stringere. Allora, dal 50 al 54 Abramson viene incaricato di fare delle conferenze sulla coscienza. Fondamentalmente non vanno da nessuna parte, ci sono, cioè, Piaget che ha fatto il suo modello, Parson che ha fatto il suo modello, li conosceranno quelli delle varie sottoscienze, ma non si riesce ad avere un modello unico. Il modello unico della coscienza rimane quello del comportamentismo, fondamentalmente, il modello teorico, che è un modello che si rifà, vediamo poi, in filosofia a Kant, poi dovremo andare a parare là, perché se non vogliamo appunto fare quei collegamenti gnostici e paranoici, bisogna andare ai collegamenti filosofici. E questo è un fallimento. Dopo, dal 54, intanto nel 53 inizia il progetto MKUltra e iniziano queste nuove finanziamenti. La Messi si rispacca in qualche modo. Da una parte finanziano queste conferenze di Group Process, sono molto famose in sociologia, perché qui Bateson spiega il suo concetto di cornici a Goffman, per esempio, ci saranno dentro altri padri della sociologia moderna. E invece Abramson abbandona il concetto di coscienza e torna e inizia a fare una serie di conferenze sulla neurofarmacologia. In realtà all'epoca c'era solo l'LSD come farmaco potenzialmente utilizzabile, che adesso è una modificazione della coscienza, e parlano solo di questo. Già qua gireranno tantissimi dei leader del movimento poi psichedelico. Osmond già nel 54 dice di avere dato l'LSD ad Aldous Huxley in uno di questi conventi, ho portato qualche libro, se non puoi guardare un'occhiata, e nel 58 dirà, mi è venuta in mente questa parola, forse li potremmo chiamare psichedelici e non psicotomietici, perché una volta si consideravano come modelli per la follia, e invece si inizia a capire che potrebbero essere anche qualcos'altro di più. Finito questa piccola parentesi, c'è quest'ultima grossa conferenza sull'uso dell'LSD in psicoterapia, sempre finanziato dalla Massi, dove ci sono tutti questi, e tutti questi, ci sono tutti quelli che prendevano i soldi dalla CIA
e gente che lì c'erano esperimenti, se guardate questi libri sono terribili, ci potete vedere uno con un cannone nel cervello dove gli iniettavano direttamente l'LSD, piuttosto che l'altro che studiava la tolleranza, che ha dato l'LSD per 77 giorni consecutivi a due prigionieri raddoppiando le dosi di giorno in giorno, robe che oggi sono assolutamente inconcepibile. Ma insieme a questi signori ci saranno appunto Osmond, Sidney Cohen, gli amici di Axie, gli amici di Leary e tutti quelli che poi porteranno in giro il movimento psichedelico. E qua torniamo a quella, com'è che si collegano queste due robe, a quelle paranoie di prima. Diciamo semplicemente che dopo questa conferenza si iniziano a formalizzare due modelli di terapia con l'LSD, la psicolitica e la psichedelica. La psicolitica è ancora il dare, aiutare la psicoterapia psicoanalitica con il farmaco, perché lì ovviamente la gente tirava fuori ricordi inconsci, esperienze, molto più che in un'analisi normale, e la psichedelica che invece si pensava di dare dosi molto forti perché avessero queste rivoluzioni di coscienza immediata. Diciamo che entrambe le radici stanno qua, in questi incontri, si confrontano entrambe le storie. Allora, tornando alla coscienza, è ancora spaccato il pensiero della coscienza in tutto questo. Rimane da una parte le ricerche neurofisiologiche e dall'altra la pratica di quello che è successo alle persone, che psicanalisi che sia, base freudiana, o qua si aggiungeranno prima gli strumenti della psicanalisi di Jung, quindi archetipi, inconscio, e poi questi andranno a parare fino agli anni 70 nella psicologia transpersonale, ci mettono dentro vite parallele, alieni, chi più ne ha più ne metta. E sono questi i teorici però della terapia psichedelica oggi, Grof, Lilly, queste persone qua. Allora, andiamo a vedere dove stanno. La mia idea è l'idea di pensatori che a me piacciono, che si rifanno appunto poi ad altre filosofie, perché questa si rifà a quel tipo di kantismo, behaviorismo, comportamentismo, neopositivismo, positivismo. C'è un altro modo di guardare le scienze della mente che invece va a parare altrove. Qua vanno a parare tutti e due in questo gap, i materialisti, i comportamentisti e i sovrannaturalisti, gli spiritisti, hanno un po' lo stesso gap concettuale in filosofia. Andiamo a vedere dov'è, che è nella slide successiva. Forse mi sono un po' dilungato perché sono già un quarto d'ora. Altri 10 minuti li prendo sicuramente. Okay. Allora, Kant. Diciamo, Kant è il papà di tutta la nostra filosofia, noi ragioniamo tutti come ragionava Kant, in qualche modo, cioè diciamo che lui formalizza quello che era il pensiero occidentale che si stava andando a imporre, l'illuminismo in qualche modo. E lui lo sistematizza molto bene in questo modo, lui dice ci sono, l'uomo ragiona in due modi, la ragione pura, che è l'intelletto, le categorie del pelletto, in cui la scienza illuminista iniziava a ragionarci e con cui vediamo il mondo come un meccanismo. Dal passato spieghiamo quello che è il presente. Quindi da questi moti delle cose, degli urti nello spazio sono successi così, arriviamo, quindi oggi il fenomeno che succede è questo. Tu sei fatto così e decidi di fare quello che decidi di fare perché la tua mamma, perché il tuo papà, perché le tue molecole, perché ti hanno neuroni. Dal passato al presente, e questa è la scienza ed è l'intelletto, e questa in realtà è la nostra metafisica. Oggi il mondo lo dobbiamo guardare così, abbiamo la prescrizione di guardarlo così, soprattutto in accademia. Dall'altra parte c'è invece l'esperienza del soggetto. Io però mi sento di vivere liberamente nel mio mondo, mi sento di scegliere, mi sento di voler progettare una società, di poter progettare la mia azienda, il mio gruppo, la mia famiglia, quindi è l'etica, è il vissuto del soggetto, pensa invece di essere libero, quindi pensa che gli scopi, quello che vorrà fare lui domani, il futuro, vada a influenzare quello che è il presente. E queste sono le scienze della vita, no? Ed è la teleologia, si chiama teleos, il telos è il fine, la logica del fine. Le arti umane, quindi anche la tecnica, si parla di tecne, e la natura, sono organizzate in questo modo. Kant nota, il giudizio le tiene insieme, non è una ragione né una né l'altra, è il giudizio ed è l'esperienza della coscienza proprio, che è un'esperienza estetica. Qua andiamo veloce perché la filosofia è un po' complicata per entrare nel dettaglio.
però diciamo che lui dice noi dobbiamo, dovremmo, per conoscere il mondo lo dovremmo vedere così. La bottega della natura però è un po' troppo difficile per noi e dobbiamo, siamo costretti a pensare, quando vediamo le cose naturali, il bosco, la giraffa, eccetera, che ci sia un fine, come abbiamo noi i nostri fini nelle, nella nostra tecnica, nel fare le nostre tecniche, le nostre arti, che facciamo i meccanismi per arrivare a uno scopo. Dobbiamo, siamo costretti a vederlo nello stesso modo, quindi come se tecnica, uomo e natura avessero un fine. Però è una... Allora, questo per lui in realtà è la libertà. Andiamo veloce. La base di questo, come dell'Accademia, è la logica. C'è un tentativo fino all'Ottocento di fondare tutte le scienze sulla matematica e sulla logica, si chiama positivismo. Invece questa metafisica di Kant viene presa, capita perfettamente, proiettata 100 anni in avanti da Nietzsche, e lui capisce intanto che allora la coscienza, allora se è vero quello che ha detto Kant, allora la coscienza deve essere solo un caso particolare di questa natura, di questo mondo materiale in cui, diciamo, la libertà potrebbe essere un'illusione o tutta la libertà è tutta vera e quindi il meccanismo è un'illusione. C'è una coincidenza di queste due cose in qualche modo. Posso vederle in un modo o nell'altro. Allora, se questa coscienza è soltanto una piccola bottina che tende a vedere le cose in questo modo, tende a proiettare dei fini, tende a proiettare delle cause, allora c'è una logica più ampia, che è analogica. Nietzsche inizia col pensiero metaforico, il pensiero analogico, il pensiero dell'inconscio, che è una ragione più grande, dirà Nietzsche. La ragione è una piccola ragione, il corpo è una grande ragione. Andiamo veloce, ovviamente, questo in filosofia è Husserl, la fenomenologia, che poi si attacca a tanti tentativi della seconda cibernetica, eccetera. E Russell, che è questo matematico che cerca di prendere questo tentativo della logica dei positivisti e capisce che però per pulire bene la logica bisogna dividere la logica in tipi. È la teoria dei tipi logici, fa un grosso libro che si chiama I principi a matematica negli anni 20, dove si prova a ridurre tutto il corpo matematico e scientifico alla logica. Ci riesce benissimo, ma una piccola prescrizione, non si devono mischiare i tipi logici. Arriva poi negli anni 30 il signor Gödel, che è un matematico logico e che invece fa proprio con gli strumenti matematici di Russell, fa il teorema di incompletezza. Lo dico in breve, è molto complicata la dimostrazione matematica di Gödel, ho avuto la fortuna di farla. In logica è una dimostrazione matematica aritmetica che un sistema logico coerente, come potente come la matematica, o è coerente o è incompleto. Vuol dire che o all'interno di un suo schema può non avere contraddizioni, ma allora avrà delle domande a cui non ha risposta, o viceversa potrebbe rispondere a tutto, ma allora avrà delle contraddizioni. Un altro allievo di Russell è proprio Norbert Wiener, che unisce, è allievo sia di Russell, sia di Husserl, sia di Dewey della scuola di Chicago, e lui prova a unire tutte queste cose. Allora, in breve, cosa dobbiamo dire? Che ci sono queste due interpretazioni della cibernetica. Una è ancora riduzionista, negli anni 40 tornano i neopositivisti, che riprovano a fare questa cosa. Quindi tutti i discorsi che non sono ultralogici li dobbiamo eliminare dalla scienza, ovviamente eliminare dalle accademie, perché l'unico modo di fare conoscenza è la logica. Invece ci sono altri signori come questi, stralogici, che dicono no, la logica ci sta facendo proprio vedere che la logica può lavorare con coerenza solo in piccoli pezzettini. E se vogliamo fare un... E quindi la cibernetica ci insegna proprio il contrario, ci insegna che c'è tutto un mondo analogico sotto la coscienza che dobbiamo ancora capire come funziona, e funziona come la natura. Qua torniamo all'LSD. Quelli che provano a colmare questo iato tra esperienza e idea con dei concetti che la coscienza ha già, e quindi faranno quelle riduzioni materialiste o quelle paranoie complottiste, o i signori che provano a indagare con le scienze della natura. Dicevo, quando Kant lavora, oltre al filone positivista dell'Ottocento, c'è anche un filone naturalista
Goethe è, diciamo, caposcuola insieme a Schelling. Le scienze che andiamo a ripescare noi oggi dopo Wiener sono proprio le scienze che Goethe aveva previsto: la genetica, la teoria della percezione, la morfologia, la topologia, che sono tutte scienze che riescono a lavorare con. E questo qua è un po' quello da fare. Torniamo un attimo su quello precedente e poi chiudo, ancora qualche minuto per una chiusura, volevo leggere due citazioni. Sono sforato un attimo. Va bene? No, torna su quello, quello del tutto il disegno complicato delle connessioni fatte dalle parole. Questo. E questo qua. Allora, sì, va bene, vado alle citazioni. Questa qua è una è un libro che fece Stuart Brand. Stuart Brand era un allievo di Bateson e nel fine anni 70 fa questi cataloghi, World Earth Catalog, che erano cataloghi per questa nuova vita hippie californiana, eccetera. E poi lui dice, alla fine chiude con quel famoso suggerimento che prenderà anche Steve Jobs, stay young, stay foolish, chiude il numero di e apre con questo nuovo, che è le due frontiere cibernetiche. Da una parte c'è la cibernetica di Bateson, ed è la prima metà, che lui dice è la cibernetica che dovremmo usare noi, quella non riduzionista, e dall'altra c'è i proto esperimenti e fantasie di personal computer. C'è un disegnino qua del 74 che sembra proprio un tablet, ed è questo da cui Steve Jobs prenderà le sue idee dopo. Allora, quello che volevo dire, in mezzo a questi signori qua, tanti finiranno, Timothy Leary, John Lilly, lo stesso Stanislav Grof, finiranno a prendere le stesse teorie dei signori riduzionisti della CIA e delle MK Ultra comportamentisti, e cercheranno però di girarle a proprio vantaggio per la controcultura. Chi ha visto questi collegamenti? Chi fa queste paranoie? Però ha visto bene, ha visto questi collegamenti che stanno alla base. Diciamo, la filosofia è un po' la stessa. Andiamo all'indietro. Vi leggo invece un pezzettino di un fisiologo degli anni 20 dell'Ottocento, Muller. Aspetta che non c'ho. Scusate, non mi sono segnato le pagine, non ce l'ho segnate qua. Per farvi vedere come si può ragionare con diciamo, dalle stesse esperienze nostre, della nostra coscienza e della nostra natura, ma in un altro modo. È un modo che apre, che si domanda e non dà risposte semplici, diciamo. Questo qua. Allora, questo signore scrisse nel 26, aspetta che vi dico il titolo, sui fino ad altro. Sui fenomeni fantastici della visione. Se no vedete pure altro, eccolo qua. Allora, lui aveva notato che quando è un medico, fisiologo, quando tagliava il bulbo oculare a qualcuno che bisognava levargli gli occhi perché aveva cancrene o robe del genere, il paziente vede di fronte all'occhio estirpato una serie di immagini coloratissime, una specie di figure danzanti indistinte che, finita l'eccitazione del nervo, si placano. Qualcuno che ha provato esperienze psichedeliche ritroverà un qualche cosa del genere. Allora, lui in questo libro, sul fantastico, scrive così: il fantastico non può essere in affezione senza fantasticare. Essere in affezione vuol dire essere influenzati, essere affetti da qualche cosa di esterno. Quindi la percezione non può avvenire senza che il fantastico fantastichi. E questa affezione da qualche cosa di esterno non può essere semplicemente un'impressione unilaterale, come pretendeva la filosofia meccanicistica di Locke, che è il padre di questi comportamentisti, possiamo dire.
Per esempio, perché l'affezione dall'esterno è possibile solo in quanto esiste un'azione interna che lavora per questa. Le citazioni del fantastico non possono esistere in occasione della vita sensoriale esterna senza che vi sia un immaginare fantasmi. È un po' complicato, la scienza dell'Ottocento non è facile da leggere. Diciamo che però, per chi conosce Huxley e la terapia e le filosofie psichedeliche, qua si ragiona esattamente al contrario. Aldous Huxley cosa diceva nelle porte della percezione? Il cervello è un organo che limita tutte le informazioni che arrivano da fuori, e il cervello è una valvola di restrizione. Quando io do l'LSD, apro questa valvola e da fuori può arrivare tutta l'informazione. E questo, no, il mega computer dei psichedelico dei fricchettoni. Qua si ragiona esattamente al contrario. Cioè, le condizioni esteriori hanno la funzione di limitare quello che è il fantastico che viene dall'interno. Voi avete in mente che quando sognate, fermate l'esperienza da fuori, e questo fermare l'esperienza da fuori rende possibile all'interno un'esperienza di qualsiasi tipo. Si ragiona esattamente al contrario. E questo è il fondamento della teoria goetiana. La teoria goetiana dei colori è fatta così, al contrario di quella empiricista, che è quella di Newton, per esempio. Ora vi leggo altri due pezzettini veloci, Nietzsche e Goethe, su questo sempre dello iato tra coscienza ed esperienza, per chiudere. È uno stimolo a guardare appunto queste cose con più a farsi le domande che non a darsi le risposte. Allora, veloce questo, 90. Sì, questo qua, Goethe sulla stupidità. Allora, è proprio lo scrittarello di Goethe che si chiama L'abisso tra idea e esperienza. Qui ci si scontra con la vera e propria difficoltà, che non sempre si fa chiara alla coscienza, che tra idee ed esperienza sembra essere fissato un certo abisso, a scavalcare il quale la nostra forza invano si prova. A parte questo, permane eternamente il nostro tentativo di superare questo iato, mediante ragione, intelletto, immaginazione, fede, sentimento, follia, e se non possiamo fare conto su niente di meglio con la stupidità. Questo era uno, e l'altro che vi volevo dire è quello di Nietzsche, invece, 90. Nietzsche che ragiona appunto su quel problema di iato tra necessità e libertà, che non riusciamo a pensare, non riusciamo a colmare l'esperienza di queste entrambe queste cose con un'idea che le tiene insieme. E lui arriva a dire che il concetto di causa, sia da una parte che dall'altra, è fittizio, diciamo, è una consuetudine, un'abitudine, è statistica, appunto, come dirà poi Wiener. La rigorosa necessità di causa-effetto esclude i fini della natura incosciente. Infatti, poiché le rappresentazioni finali non vengono prodotte dalla natura, devono essere considerati come motivi che stanno di fuori dalla casualità, la ragione, quindi, infilati qua e là. Ciò appunto interrompe di continuo il rigore della causalità. L'esistenza dei comportamentisti e dei meccanicisti è crivellata da miracoli, e questo vediamo che è tutta la teoria degli psichedelici, è materialista, neurofisiologica da una parte, con questi miracoli che la coscienza compie dall'altra. E questo è, insomma, quello di avervi dato un quadro sia di quello che sono i collegamenti storici, e però cosa c'è sotto, diciamo, quali sono i collegamenti teorici. Grazie.